troviamo nei pressi della chiesa di San Rocco, nella parte retrostante del vecchio ospedale civile di Atessa, ormai in disuso da tempo, una struttura molto grande che potrebbe essere adibita a tante attività, ma che purtroppo è in stato di completo abbandono. E siamo qui perché lo eravamo già stati qualche anno fa all'inaugurazione, siamo tornati presso la sede atessana dell'ANFAS con il presidente Marco Cicchitti, un'attività molto nobile rivolta al sociale per tanti ragazzi, che fa tanto ma che forse non è molto conosciuta a tanti genitori di tanti ragazzi che potrebbero approdare qui ed essere ben accolti. Ma insieme a Cicchitti andiamo a visitare e a far conoscere meglio questa struttura e le enormi potenzialità offerte. Niente, grazie Antonio per questa presenza qui all'ANFAS. Come dicevi, è una struttura in pieno centro storico, adiacente la chiesa di San Rocco, dove noi oramai da anni svolgiamo le nostre attività, i nostri laboratori artigianali. Abbiamo delle grosse potenzialità, potremmo fare molto di più se altri genitori si aggregassero a noi, perché la disabilità è qualcosa che in questo territorio è presente ed è presente con grandi numeri. Noi siamo qui a braccia aperte, ora visiteremo la sede dei laboratori dove sono in atto le attività. Dopo la pandemia abbiamo riaperto su 4 giorni su 7, tutti i pomeriggi dalle 3:30 alle 7. Quindi invitiamo tutti e invitiamo soprattutto i genitori dei ragazzi, invitiamo anche chi vuole donare un po' del proprio tempo da dedicare al sorriso dei nostri ragazzi. E ora entriamo nel nostro magico mondo, che è quello dell'ANFAS. Ovviamente noi qui adottiamo tutte le norme anti-Covid come da prescritto decreto legge. Abbiamo una porta di entrata ed una porta di uscita, quindi i due percorsi sono separati. Come vedete, qui è l'accoglienza. Abbiamo allestito un po' di foto che per abbellire un po' di qua. Abbiamo tutte le foto dei nostri ragazzi, che sono foto che abbiamo recuperate dall'albero che avevamo fatto della solidarietà quando avevamo fatto 18 anni, quindi e le abbiamo esposte all'interno dell'ANFAS. E poi ci sono altre foto donate da me, perché sono io l'artefice di quelle foto, quindi con i visi di alcuni ragazzi. Ed ora entriamo nel vivo della nostra associazione. Come vedete, qui abbiamo l'angolo cucina dove i ragazzi fanno i loro break, coffee break, e questo angolo è adibito anche per fare dei progetti sull'alimentazione, imparare a cucinare e a fare quello che un domani sarà la loro vita, il dopo di noi. Ed ora qui abbiamo la parte amministrativa, lo studio della presidenza, dove si svolge un po' la parte proprio amministrativa. E ora ci dirigiamo proprio nella parte viva della nostra sede, dove abbiamo i tre laboratori, i laboratori di musica, che funge da musica e da palestra. E qua abbiamo alcuni dei nostri ragazzi che oggi stanno facendo delle attività, nella fattispecie ora avevano fatto l'attività motoria. Silvana, vuoi dire qualcosa? Sì, mi piace tanto cantare. Sì, sì, tanto. Mi fa piacere. Nicolas, abbiamo il maschietto della situazione. Vieni, che vuoi dire, Nicolas? Mi piace venire alle attività tutti i giorni. Ah, mi fa piacere. Che cosa potresti dire a chi ti segue, chi ti vede domani su Abruzzo Web? Venite anche voi alle attività dell'ANFAS.
Perché abbiamo bisogno di molti volontari. Perché ne abbiamo bisogno. E Melania? Melania, caro Antonio, è la nostra cantante. Melania, tu che vuoi dire? Mi piace venire all'ANFAS perché... Oddio, mi piace venire all'ANFAS perché guardo i ragazzi dell'ANFAS. E non ti piace pure cantare? Sì. Ma amore, ricominceremo. No, no, aspetta. Ricominceremo, dai. Va bene? Sì. Abbiamo pure i volontari, volete dire qualcosa? Perché ci farebbe piacere se anche voi dite qualcosa, perché uno degli obiettivi di questa videoripresa è quello di cercare di sensibilizzare il mondo normale ad appoggiare i progetti che noi abbiamo vorremmo sviluppare. Quindi sentire alcuni delle volontari che abbiamo ci fa piacere. Io in particolare mi occupo del progetto per far fare attività ai ragazzi e loro si divertono un sacco, quindi magari adesso per ora è un'ora a settimana, vedremo in futuro se a loro piace, se saranno più numerosi, di incrementare. Grazie. Io mi occupo di un piccolo progetto sull'ambiente e che unisce un po' le tecniche del teatro e le tematiche ambientali. Anch'io faccio, diciamo, questo laboratorio per un'ora a settimana, vediamo poi più avanti. È chiaro che più siamo e più possiamo divertirci insieme, fare cose insieme, conoscere cose nuove e scambiarci saperi e conoscenze. Quindi... Però non abbiamo detto i nomi. Io sono Francesca. E io Silvia. E quindi questa è la parte, Antonio, la parte, diciamo, la palestra adibita a più mansioni, insomma, perché è abbastanza ampia, quindi per i nostri ragazzi si possono lavorare in tranquillità. Ovviamente tutti gli ambienti sono in sicurezza, quindi sia per le norme Covid che per altro. Questa la adibiamo anche quando facciamo corsi di formazione per i nostri ragazzi e per i volontari, che abbiamo adibito con schermo, videoproiezione, quindi abbiamo un centro a disposizione di tutti. Ora passiamo agli altri spazi che abbiamo. Qui abbiamo una stanza lettura, una stanza multimediale dove vedete delle postazioni. Queste postazioni multimediali ci sono state concesse, regalate dall'assessore al sociale del Comune di Atessa, Giovanna Ceroli, che ringrazio, e quest'altro PC ci è stato donato dalle donne dell'Inner Wheel di Atessa, che ringrazio ancora, che sono fra gli sponsor della nostra associazione. Giovanna, l'assessore Ceroli, ci dà una mano veramente grande. L'Inner Wheel è sempre presente nelle nostre attività, così come il Rotary, ovviamente. Quindi è la BCC che uno dei nostri sponsor maggiori, insieme a, ci tengo a ringraziare sempre l'ottima collaborazione con Valagro, con cui il dottor La Rocca e il dottor Natale sono sempre presenti nelle nostre attività. Invece qui abbiamo il laboratorio delle idee, dove praticamente sviluppiamo tutte le nostre le nostre idee, i nostri oggetti, che poi vengono esposti al negozio La Libellula che abbiamo lungo il corso di Atessa. Anche quello è una chicca, una bella chicca, perché veramente là si vede l'inclusione sociale del ragazzo nel contesto del comune, quindi interagisce con i cittadini che entrano a guardare e a scegliere un gadget che noi produciamo all'interno dei laboratori, perché all'interno di questi laboratori che voi avete visto noi facciamo molta carta, molta oggettistica, bomboniere, quindi bomboniere solidali ovviamente, con il recupero di carta. Noi lavoriamo molto con il recupero dei materiali, sia la carta che il legno,
quindi usiamo delle macchine, la Big Shot, che ne vedete qua un esempio, è un tornio, un piccolo tornio con delle fustelle che ci permettono di lavorare i vari materiali che abbiamo. Allora, come vedete, questa è un'altra macchina denominata Big Shot, che noi usiamo e ci è stata donata dalle donne dell'Inner Wheel. Queste macchine ci permettono di lavorare il feltro, la carta gommata, cosiddetta foamy, tutto il materiale che riusciamo a fare attraverso delle fustelle. Riusciamo a creare, i nostri ragazzi riescono a creare degli oggetti che poi, come dicevo, vengono esposti al negozio La Libellula. Questo è un po' l'attività che noi cerchiamo di fare. Ovviamente tutte queste attività sono svolte dai volontari e soprattutto noi cerchiamo di far lavorare nel miglior modo possibile i nostri ragazzi. Molto di quello che viene fatto qua viene fatto d'accordo con i ragazzi, perché noi diamo molto spazio alle idee dei ragazzi, quindi diciamo, vediamo, che ne so, questo oggetto, e qualcuno ci dice dei ragazzi: perché non facciamo un pupazzetto? E noi realizziamo, loro realizzano insieme ovviamente ai collaboratori, ai volontari, gli oggetti che noi vedete pubblicizzato sui social e quant'altro. Io vi invito a iscrivervi alla nostra pagina Facebook La Libellula, che è il nostro brand, diciamo, che abbiamo creato. Grazie. Bene, è stata un'interessante visita quella che abbiamo fatto con il presidente dell'ANFAS per scoprire le potenzialità di questa struttura, che potrebbe fare ancora tanto, visto che ci sono diversi progetti in ballo. Sì, Antonio, di progetti ne abbiamo tantissimi. Abbiamo intenzione di fare un laboratorio della carta, riciclare proprio la carta. Abbiamo tanti progetti in essere. Abbiamo il progetto, soprattutto quello molto che noi genitori teniamo in particolar modo, è quello del dopo di noi. Abbiamo instaurato un contatto con la ASL per avere gli altri locali di questa stupenda struttura che, come dicevi poc'anzi, la restante parte è lasciata all'abbandono. Noi abbiamo delle grosse potenzialità, abbiamo dei grossi finanziatori che sono ben lieti di poter finanziare progetti sul sociale, quindi invitiamo anche la ASL, proprietaria dell'immobile, a cercare in tutti i modi di trovare un canale preferenziale, perché abbiamo richiesto da più anni altri spazi di questa struttura per poter fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto non noi, per noi, ma soprattutto per il futuro dei nostri figli.